chi per strada va, per strada morre. Sotto tangenziali di città e dal policlinico al verano, tutta vita tocca camminare. Milano mi è molto cara, perché ogni volta che ci suono sento, sai, quando uno suona in un posto, se c'è proprio un minimo di sensibilità, sente l'energia tra se stesso e il pubblico. E in Milano trovo un'energia molto forte e comunque in empatia con me stesso. Quindi devo dire che le prime volte che sono venuto a Milano mi sentivo un po' uno straniero. E mano a mano che ci torno mi sento sempre più a casa. E è quello che è successo pure stasera. Mustafa, tutta d'oro la dentiera. Ogni dente 7 anni di galera. Sua figlia che fa la cameriera. Aspetta e spera, nel rosso della sera. Rumba, rumba magica. Rumba mistica. Donna vitalistica. Oh, che sera. Il live è sempre diverso, ma perché cambio io e cambia il pubblico. Ovviamente domani mi risveglierò e non sarò quello che sono stato oggi, ma perché ci sono 8-9 ore di sonno che non vengono menzionate di solito nella vita, ma in cui le persone sono vive, respirano e hanno un'attività biologica e cerebrale che va avanti. È steso molto muerto sopra il pavimento. Mi risogno la canzone. Amore mio, il primo album parlavo di un'osteria perché tutti i personaggi stavano chiusi nell'osteria e si piangevano addosso o si ridevano addosso dei propri mali, però senza cambiare, perché si stava in compagnia e si era chiusi. Quella condizione era quella che vivevo io mentre scrivevo i pezzi, perché a volte è più facile ridersi sopra, ridersi addosso, che piangersi addosso. Quando poi ho scritto l'album l'ho registrato, ho visto che ha avuto un piccolo successo. La mia vita ha cominciato a cambiare, mi sono rapportato a più gente e ho visto che potevo parlare a più persone, anche quella filo di depressione che c'avevo dentro si è andata a dissiparsi da qualche parte. E io ho scritto il secondo album, che è un album che è ambientato nella strada, dove le persone ci hanno più possibilità, alcuni hanno le mani, i pugni per difendersi, altri hanno le gambe per scappare, e poi ci stanno delle donne forti che cambiano persino gli uomini che ci hanno accanto. Il secondo album l'ho scritto perché me l'ha chiesto una donna, perché aveva sentito il Bar della Rabbia e mi ha detto: a me non mi piace il tuo disco. E io l'ho chiesto: ma come? Piace a tutti, com'è possibile? E lei mi ha detto: no, non mi piace perché stanno tutti là al bar a bere, tutti depressi. E io mi sono dovuto inventare dei personaggi che fossero migliori ai suoi occhi, così da rendere migliore pure me. E quindi ho scritto quest'album qua. Marata, soldi pesanti, d'oro colato. Questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera sopra il silenzio di questa galera.